cerchio ha un diametro di 80-90 cm. È di plastica, pesa minimo 300 grammi. I gruppi tecnici fondamentali del cerchio sono i giri. Durante i giri le dita della mano devono essere ben chiuse e il cerchio deve girare intorno alla mano. I movimenti ad otto, il movimento del polso deve essere continuo e deve essere impugnato in una forma non rigida. I rotolamenti. I rotolamenti sono sulle braccia, sul corpo e i rotolamenti al suolo. Rotolamenti in curva, sempre al suolo, e rotolamenti ritornati, dove c'è un cambio di direzione dell'attrezzo. I lanci. Lancio uscito dall'oscillazione e ripresa con l'oscillazione. Il lancio obliquo sul trasverso, il lancio ribaltato, lancio frontale e ripresa con i giri. Lancio del cerchio ribaltato, lancio piatto del cerchio. Rotazioni del cerchio intorno al suo asse. Gli attraversamenti, entrata e uscita del corpo durante il movimento del cerchio. I gruppi corporei obbligatori del cerchio sono i salti, gli equilibri, i pivot e le souplesse. Vediamo gli equilibri. Equilibrio passé con attraversamento. Equilibrio planche con i giri. Equilibrio tilt con i giri. Durante gli equilibri si deve mantenere la forma ben fissata e definita. Il relevé, quindi l'equilibrio sull'avampiede. Equilibrio fouetté, minimo 3 riprese d'appoggio, fissando ciascuna forma col cambiamento di direzione della ginnasta. Equilibrio tourlant, con un quarto di rotazione per ciascun impulso. Equilibrio rond, movimento circolare della gamba in alto con passaggio continuo in tre posizioni in grande carte. Elemento di rischio. Durante il volo dell'attrezzo, devono essere eseguite due rotazioni e dopo la perdita di contatto visivo, quindi immediatamente al termine della seconda rotazione o durante la seconda rotazione, la ginnasta deve riprendere correttamente l'attrezzo.